Quando Giorgio Sandi, ex presidente di SNAI, decise di mettere su i colori della sua nuova scuderia da corsa al trotto, nata reinvestendo sul materiale del Poggio, scelse il nome di Mistero e i colori della bandiera italiana per la giubba. Un tentativo di rilancio della prima grande eccellenza internazionale italiana, legato al primo grande indigeno allevato dal conte Paolo Ursi Mangelli, che fu immenso in corsa e grande in razza, spianando la strada al suo ideale successore Tornese. Mistero, insomma, sta agli anni 40 come Tornese, sta alla decade successiva. Gli anni 30, comunque, avevano visto le gesta di due grandi cavalli sempre protagonisti sulle piste italiane. Mascleton, un importato di Riva affidato a Finn, e Tara, pupilla di Ugo Bottoni e di Gianni Gambi. Per decidere sulla supremazia dell'uno o dell'altra, Mascleton fu il vincitore dell'America in cui Tara fu seconda, i due si sfidarono il 31 ottobre del 37 ad Agnano. Conte Paolo Ursi Mangelli aveva cominciato con Babau, vincitore del campionato europeo a Faenza. Poi, visto che gli piacque, diede vita alle Budrie. Ma quando morì Alberto Chantre, non si fece scappare l'impianto ippico dell'Anzola, già bello e strutturato, anche se destinato al galoppo, dove aveva tra l'altro mosso i primi passi Pietro Gubellini, il fantino di Nearco, il nonno di Pippo. Mistero nacque nel 1940 da Prince Hall e Naomi Guy e fu venduto a peso d'oro allo stravagante Francesco Mecari alla vigilia del Nastro Azzurro. Per 3 milioni Mistero vinse il derby del 43 con in sediolo il grande Ugo Bottoni, che l'aveva avuto in consegna dal suo primo trainer Vincenzo Antonellini, bravo a infilare le classiche dei tre anni. Nazionale Giovanardi Italia e Napoli. Mistero, nella sua incredibile carriera, fece grandi e ricchi tutti quelli che lo guidarono e lo acquistarono, oltre a Mecheri, che aveva l'hotel Quirinale a Via Nazionale a Roma. I suoi proprietari furono i signori Pani, Maiani e Gutmann e nessuno rimpianse il prezzo pagato. Mecheri, purtroppo, morì tragicamente in un fatto di cronaca nera circa mezzo secolo dopo aver vinto il derby con Mistero. Dopo aver avuto sfortuna nel 1946 in una caotica edizione dell'Amérique, Mistero cambiò proprietario e fu affidato a Romolo Ossani, uno dei guidatori di Tornese, che invece centrò l'edizione della classica francese del 1947, quando si disputò ad Enghien. Qui vediamo Mistero a Torino, dove fu l'ospite d'onore dell'inaugurazione del rinnovato ippodromo. In razza fu ottimo e regalò a Bottoni, che gli aveva fatto vincere il derby, due suoi figli, Mandorlo e Donatello, anch'essi vincitori di Nastro Azzurro. Ma anche la famiglia Ossani ebbe modo di apprezzare la sua qualità di padre grazie al solidissimo Orco, che però a Villa Glory, nel filmato, fu battuto da Checco Prà. Mistero morì nel 62, proprio l'anno in cui Tornese smise di correre, ormai vecchio e malato, in un'orribile giornata di pioggia il 26 dicembre a Tor di Valle.